certamente, perché è la cosa più corretta umanamente, cioè per persone che hanno questa costanza, questa funzione anche sociale, è determinante la loro vita. È un esempio per gli imprenditori, un esempio da seguire nonostante l'età e appartenesse a un altro periodo. Certamente. È speciale, non si è mai tirato indietro nel guardare avanti, e è quello che dicevamo adesso in macchina venendo qui con mio padre. Ha sempre impressionato la voglia di delle nuove sfide anche in terreni che magari non conosceva. Credo che oggi sia una giornata triste, ecco, per tutto il nostro territorio, perché la mancanza, ecco, di una persona che ha saputo valorizzare, ecco, questo territorio, ha saputo dare lavoro a tante famiglie, è un imprenditore veramente illuminato, che ha saputo veramente partire da zero e creare veramente una struttura mondiale e dà lavoro a tantissime famiglie, soprattutto nel nostro territorio. È veramente triste, e quindi l'augurio è stringersi attorno alla famiglia, essere vicini alla famiglia, tutti i suoi operai, ecco, che tanto amava, e ecco, la speranza è questa, che anche in futuro chi gestirà, ecco, questa ditta possa avere ancora questi valori da portare avanti. Assolutamente sensibile, vicino alle persone, capace di dare un significato al lavoro di ogni giorno, partendo da zero, forse anche meno, costruendo con grande forza di volontà e con uno spirito di sacrificio quello che vedete oggi, insomma, una comunità, non è soltanto un'azienda, è una grande comunità, la più grande multinazionale del nostro paese, che ha dato lavoro a migliaia e migliaia di persone e ha permesso a intere famiglie di poter costruirsi un futuro.